destro. Che gol! Golotto, che gol! Con destro! Mamma mia! Che gol! Finale di primo tempo tra VFF e zona ospedaliera, 3-0 il parziale. Andiamo un attimo dai protagonisti. Partiamo dalla zona ospedaliera. Ardiano, Flash, come mai sono te di questo 3-0 a vostro sfavore? Perché? Come mai? Come mai? Non stiamo giocando come abbiamo giocato contro gli Almazzini. Futsal Mazzini. Sperando che il secondo tempo riusciamo a giocare un po' più a squadra e vediamo se riusciamo a fare qualcosa per il risultato finale. D'accordo, in bocca al lupo. Andiamo un po' invece da quella che quest'oggi sembra davvero un'armata. Il VFF Amato 3-0, partita molto bella la vostra, compatta, forse tranne nei primi 5 minuti di gioco dove diciamo sembrava molto equilibrata, adesso sembra esserci una sola squadra in campo. E niente, abbiamo giocato come sappiamo giocare, finalmente stiamo ritrovando un po' il gioco e sta andando bene la partita. Cambierete qualcosa nella ripresa? No, penso continuiamo su questa linea, cerchiamo di segnare quanto più possiamo. D'accordo, in bocca al lupo. Spettatori, siamo nel post partita tra VFF e zona ospedaliera, la partita è terminata 8-0. Ci ricordiamo terza giornata Super 5, siamo con i migliori in campo, Scalese per la zona ospedaliera e Rosillo MVP di questo match. Partiamo da te, Scalese, la partita decisamente no. No, non siamo entrati in campo. No. Aspetto, credevo che con questa partita riusciamo a togliere magari i difetti che avevamo trovato nella prima partita, invece niente, è stato peggio. Come mai? Io ho visto onestamente solo te, l'unico combattente che non ha mai mollato, però alla fine diciamo anche tu forse, no, alla fine, vedendo che gli altri non sono reagito. No, alla fine ho mollato anch'io perché non riuscivo proprio, loro segnavano e non abbiamo proprio avuto modo di giocare a pallone. Secondo te a cosa è imputabile questa prestazione? No. Non ne ho idea. Credevo che in questa partita riusciamo a fare bene, invece peggio. D'accordo, vabbè, allora ti lascio andare a colloquiare con i tuoi compagni. In bocca al lupo per il tuo. Complimenti comunque per la prestazione. Rosillo, MVP di questo match, ti consiglio la solita bellissima medaglia. Sì, bellissima, sempre più bella, MVP. E poi chiara il bellissimo buono sconto di 20 euro dell'ottica Emerson. Ma torniamo al match. Per Micillo così vedrà meglio le prossime parate. 8-0. Davvero una partita strepitosa la vostra. Sì. Tutto ha funzionato, giusto? Sì, è la classica partita dove gira tutto bene, qualsiasi cosa, qualsiasi azione andavamo in porta a tirare. Loro non erano molto in forma i nostri avversari, noi eravamo belle collaudate, anche se con l'assenza di Walter Ferrante pensavamo che un po' peggio il giro palle, invece siamo stati abbastanza bravi, siamo contenti così. A mio modo di dire, se giocate così potete benissimo arrivare alla vittoria finale, tu come la vedi? Sì, no, noi lo speriamo. Con tutte, dopo una partita del genere. Sì, la prima partita non è andata molto bene, noi avevamo contro comunque una squadra molto più forte, a mio avviso secondo me la squadra più forte del torneo. Però puntiamo a giocarcela con tutti, alla fine poi anche nella fase finale le partite secche a nascondere sempre delle insidie, quindi sulla carta non è mai scritto niente. È giusto, è saggio anche Rosillo, vuoi salutare qualcuno in particolare? Saluto Walter Ferrante che stasera era assente, quindi ci ha abbandonato per la febbre. Saluto quello dedica a quello sporco juventino di merda di Mariano Panzanella, un nostro amico caro. Ah, pensavo, morito. Scusate se intervengo allo studio, sono Max, pensavo Mariano Conte. No, anche Mariano Conte, però un po' più signore di Mariano. Tutti Mariano sono juventini, adesso. Sì. Anche a Mariano Conte lo saluto, a questo punto vi trovo. E saluto Nunzio Pisa. Ok, Nunzio, dopo lo vediamo, alle 23 gioca. Sì, però è tardi, me ne vado già. D'accordo, vabbè, allora faccio i miei complimenti e in bocca al lupo per il prosieguo. Grazie, grazie mille. Ciao Max.